L'AMBALT, Associazione Marchigiana per l'assistenza e la cura dei bambini affetti da leucemia o tumore, nasce dalla volontà di un medico, il professor Giovanni Valentino Coppa, primario di pediatria presso l'ospedale Salesi nel lontano 17 aprile 1984. In oltre 30 anni di attività, tanti sono state le missioni e i progetti portati avanti dalla ONLUS, ma l'obiettivo più importante raggiunto dall'AMBALT è la realizzazione di un reparto di oncoematologia pediatrica presso l'ospedale di Ancona, e il 22 dicembre ci sarà l'inaugurazione di ulteriori 5 stanze. Quando noi siamo nati, la oncoematologia pediatrica non esisteva. Cioè tutto era pediatria, i bambini venivano ricoverati nello stesso reparto dove c'erano altre patologie, quindi anche spesso e volentieri a rischio di compromettere la salute di questi bambini. Quindi si cercavano spazi per poter dare maggiore sicurezza, maggiore tranquillità e soprattutto per distinguere la malattia oncologica dalle altre patologie. Arriviamo quindi al 1987 quando, avendo scoperto che c'era la possibilità di coprire un terrazzo sopra il secondo piano di una palazzina del Salesi, era possibile realizzare quello che noi cercavamo, il reparto di oncologia pediatrica. Quindi, sempre a spese dell'AMBALT, abbiamo costruito, quindi coperto questo reparto, abbiamo attrezzato tutte le stanze, le abbiamo corredate di ogni cosa, e questo è stato il primo nucleo del reparto di oncologia pediatrica che è stato ed è tuttora il fiore all'occhiello dell'ospedale. Stando vicino ai bambini malati e alle loro famiglie, l'AMBALT si è accorta di una esigenza comune ad esse. Da questa spinta sono nati due progetti, la Casa Arcobaleno e la Casa della Vita. Il bambino deve essere ospedalizzato assieme a una persona adulta, in genere una mamma o un papà o un parente, ma il resto della famiglia rimaneva estrapolato dalla malattia del bambino stesso. E allora abbiamo pensato c'è necessità di fare dei centri di accoglienza, nelle piccole stanze, dove poter mettere e ospitare la parte della famiglia che rimaneva fuori. E quindi nel 2005 abbiamo inaugurato in Viale della Vittoria, al numero 59, un primo nucleo di accoglienza, Casa Arcobaleno, che consta di 3 mini appartamenti. Circa 3 anni fa ci è stata data la possibilità di acquistare 300 metri quadrati in una nuova costruzione del complesso del Giovanni XXIII in zona Posatora. Su questi 300 metri quadrati abbiamo realizzato 8 mini appartamenti, un salone da ricreazione, un refettorio e una cucina doppia, grandissima, perché si possa cucinare. Grazie a questi locali le famiglie possono vivere, mangiare e dormire stando vicino ai loro bambini e creando una nuova famiglia con le altre persone che frequentano l'ospedale.